Un duplice grido d'allarme, quello lanciato a margine dell'Assemblea annuale dei Lucani nel Mondo da Antonio Puscillo, rappresentante della Federazione dei Lucani del Venezuela. Un allarme dovuto alla gravissima situazione in cui anche la nutrita comunità lucana è costretta a vivere nel paese del Sud America, alle prese con una crisi politica ed economica senza precedenti. Ma anche alla mancanza di risposte ai lucani che, non potendo rimanere in Venezuela, sono rientrati in Basilicata e chiedono aiuto alla regione. Purtroppo in Venezuela si è creata, stiamo vivendo una crisi difficilissima, non solamente di iperinflazione che ha raggiunto l'anno scorso nel 2017 il 2600%, quest'anno si prevede addirittura un 4000%. Però il problema più grave è l'insicurezza dei nostri corregionali. Mancano le cose più essenziali come medicine, alimenti e l'insicurezza già non si può sopportare. Quindi stiamo vivendo veramente una crisi difficilissima e la regione Basilicata, quello che è preoccupante, che non si interessa dei nostri corregionali che rientrano definitivamente dal Venezuela. Io sono molto dispiaciuto per il fatto che molti che sono rientrati definitivamente con la famiglia non sono stati assistiti dalla regione Basilicata. Non vedo il motivo, perché ci sono i fondi disponibili, c'è una legge che dice che devono essere assistiti e fino adesso hanno fatto orecchie da mercante.